Per ridurre le perdite d'acqua arrivano 50 milioni dal PNRR. Il progetto di Publiacqua, che interessa l'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, è entrato nella graduatoria del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Il finanziamento copre in larghissima parte il costo del progetto, che ammonta a 67 milioni e che prevede diversi interventi per ridurre le perdite che da tempo e soprattutto in estate sono uno dei problemi più grossi su cui Publiacqua è chiamata a intervenire. Nello specifico, gli interventi vanno dalla sostituzione delle reti allo sviluppo della digitalizzazione con l'installazione di contatori per la lettura a distanza, fino all'incremento della distrettualizzazione e del telecontrollo. Sono 12 comuni su cui ricadrà il progetto e nei quali si concentra l'80% delle perdite, per un totale di 3.800 km di rete. L'obiettivo di Publiacqua è di ridurre le perdite in modo da portarle, quando il progetto sarà completato, al 28%. Questo finanziamento imprimerà un ulteriore impulso alla digitalizzazione del servizio, spiega l'amministratore delegato Paolo Saccani. Questo consentirà di sostituire gli attuali contatori con quelli con la lettura a distanza e ciò renderà possibile una maggiore e più tempestiva azione di ricerca e riparazione delle perdite. Daremo un migliore servizio ai nostri utenti. In più, conclude Saccani, gli interventi non graveranno sulle tariffe. Ulteriore vantaggio per il territorio. In tutta la Toscana i fondi PNRR per la lotta alle perdite d'acqua sono in tutto 87. Ai 50 assegnati a Publiacqua se ne aggiungono infatti 37 alle società Nuove Acque, zona dell'Aretino, e a Gaia, area costa.